Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura alla politica, sono scaduti 2 ore fa i termini per la presentazione delle liste alle elezioni regionali del 10 marzo prossimo. Se non ci saranno sorprese in fase di verifica, saranno in corsa 12 liste, 6 per ognuno dei due candidati alla presidenza. Vediamo. 6 liste a sostegno di ciascun candidato alla presidenza della regione e 348 candidati, 174 per ognuna delle due coalizioni, che aspirano ad occupare i 31 posti disponibili in consiglio regionale. Sono scaduti a mezzogiorno in punto i termini per la presentazione delle liste in vista delle regionali del 10 marzo. Entro le 12 di domani l'ufficio centrale regionale procederà all'ammissione delle candidature, mentre nei 2 giorni successivi potranno essere illustrate ed esaminate le argomentazioni degli eventuali esponenti di liste escluse o sottoposte a contestazioni. Ad ogni modo, se non ci saranno sorprese in sede di verifica, Marco Marsiglio e Luciano D'Amico partiranno ad armi pari, almeno sul piano del numero delle liste che li sostengono. 6 contro 6. Il presidente uscente Marco Marsiglio, alla testa della coalizione di centrodestra, sarà supportato da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, UDC Democrazia Cristiana e Lista Marsiglio presidente. Sul versante opposto, lo sfidante Luciano D'Amico avrà il sostegno di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Azione, Abruzzo Progressista e Solidale, che comprende Verdi, Sinistra Italiana e Demos, Riformisti e Civici, che include gli esponenti del Partito Socialista e di Italia Viva, e Abruzzo Insieme, ovvero la Civica di D'Amico. Al di là del mero dato aritmetico legato alla configurazione degli schieramenti al nastro di partenza, saranno soltanto le urne a decretare il peso elettorale di ogni lista e a determinare il successo dell'una o dell'altra coalizione. E considerando che non è previsto il voto disgiunto, è certo anche che la coalizione vincente esprimerà il prossimo presidente della regione. Prosegue intanto la presentazione delle liste dei candidati alle prossime regionali e oggi a Pescara, nel comitato di Luciano D'Amico, c'è stata la presentazione dei candidati delle liste di Azione, della Civica per D'Amico e dei Riformisti. Paolo Renzetti. La lista Azione D'Amico Socialisti Popolari Riformatori scende in campo anche a Pescara al fianco dell'ex rettore dell'Università di Teramo. Il coordinatore regionale di Azione, l'onorevole Giulio Sottanelli, spiega la scelta di supportare l'ex presidente di Tua. Sono molto contento della squadra che abbiamo fatto qui a Pescara, formata dai massimi vertici apicali di Azione di Pescara. Integrata con energie civiche e altri professionisti, quindi una lista che ci trova ampiamente contenti e soprattutto che i pescaresi avranno il piacere di votare. La scelta di D'Amico è molto semplice: da un lato Azione, che non è parte integrante di nessuna coalizione, ha valutato in maniera oggettiva il lavoro fatto in 5 anni di Marsiglio, ritenendolo in molto negativo sotto tutti i punti di vista, ma non lo diciamo solo noi, lo dicono tutti i parametri oggettivi, dalla sanità ai trasporti all'infrastruttura, alla qualità della vita, al calo demografico, ma anche e soprattutto da altri dati, ad esempio il terz'ultimo governatore in Italia che certifica quello che noi tocchiamo con mano quotidianamente qui in Abruzzo. Dall'altra parte avevamo la possibilità di appoggiare una persona di grande profilo, innanzitutto abruzzese, ed è molto importante, quindi conoscitore dei problemi dell'Abruzzo, è un economista e quando ha avuto la possibilità di governare istituzioni come l'università o le società pubbliche ha dimostrato di saper anche governare. Per Sottanelli Azione potrà risultare determinante per l'affermazione di Luciano D'Amico. Perché quelli che voteranno Azione difficilmente avrebbero votato
lo stesso progetto, ma la presenza di Azione è un presidio di garanzia ed è un presidio anche di qualità di azione di governo. Sono convinto che con il valore aggiunto che porterà Azione farà la differenza per far vincere D'Amico. E dopo la visita del ministro Matteo Salvini in Abruzzo, la Lega si prepara alla volata finale in vista del voto. A Montesilvano il carroccio si rafforza con l'ingresso di Corinne Sandias. Alla sua prima esperienza politica, tra le sue priorità ci sono temi legati all'inclusione sociale. È una grande squadra, questo è il commento del segretario regionale Luigi D'Eramo. Stefano Recanati. Corinne Sandias, prima esperienza politica verso le elezioni regionali, come mai la scesa in campo? Faccio parte della società civile, sono nello specifico un insegnante di sostegno. Come mai la scesa in campo? Proprio per la mia professione, per il mio lavoro, per le tematiche importanti che tutti i giorni comunque affronto e con le quali mi trovo a contatto tutti i giorni, credo che sia necessario portare all'attenzione del Consiglio regionale delle tematiche da parte di chi le vive quotidianamente, per cui un'attenzione particolare a quella che è la politica sociale, la politica delle disabilità e tante idee, tanti progetti che non vedo l'ora, insomma, di poter mettere in campo, porre un'attenzione maggiore a quelli che sono i temi della consapevolezza, dell'inclusione a tutti i livelli. Della consapevolezza soprattutto della coesistenza di diversi tipi di disabilità presenti sul territorio, quindi partire proprio da un'educazione della cittadinanza, perché no, partendo proprio dai bambini, dalle scuole. Che a Montesilvano nuovi ingressi e subito si punta al Consiglio regionale per rafforzare quello che è il compito della Lega. Ma noi abbiamo composto liste fatte da donne e uomini appassionate, che hanno e mostrano una preparazione o politica o professionale o lavorativa, perché credo che queste siano tre caratteristiche che andranno a qualificare maggiormente l'azione anche legislativa che porteremo all'interno del Consiglio regionale. Quindi veramente una grande squadra, e in questi 30 giorni di campagna elettorale avremo ancora di più modo di confrontarci e di portare avanti un lavoro in perfetta sintonia con quelle che sono le esigenze e le necessità che l'elettorato chiaramente rappresenta. La cronaca, un club di calcio dilettantistico sotto inchiesta all'Aquila per l'indebito percepimento di fondi legati all'emergenza Covid. Sequestrati beni per 115.000 euro a due dirigenti dell'associazione sportiva. Il servizio. Truffa sui fondi Covid all'Aquila da parte di una società di calcio dilettantistico della zona. È l'ipotesi investigativa delineata dalla Procura aquilana, che sulla base degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza del capoluogo, diretta dal tenente colonnello Luca Lauro, ha disposto il sequestro preventivo di beni per 115.000 euro nei confronti di due dirigenti dell'associazione sportiva. L'inchiesta, che conta in tutto 32 indagati, è stata innescata da una segnalazione del nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie. I successivi controlli delle fiamme gialle hanno fatto emergere che i tesserati della ASD avevano chiesto ed ottenuto, attraverso false attestazioni, l'indennità prevista per i collaboratori sportivi introdotta dal decreto Cura Italia in seguito all'emergenza Covid. Il presunto illecito deriva dal fatto che i collaboratori del club, prima della pandemia, non avevano mai percepito, neanche sotto forma di rimborso spese, alcun tipo di compenso, a differenza di quanto tassativamente previsto dal decreto per chiedere di essere ammessi al beneficio. Tuttavia, con la compiacenza del presidente e del segretario del club, sarebbero stati allegati alle richieste documenti attestanti accordi di rimborso spese predatati e posticci. Tale schema, sulla base di quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza in seguito a perquisizioni e acquisizioni di materiale documentale,
sarebbe stato promosso dagli stessi dirigenti del club, proprio allo scopo di far ottenere, seppur indebitamente, l'aiuto economico ai giovani tesserati dell'associazione. In particolare, due dirigenti avrebbero contattato su WhatsApp ogni singolo giocatore, facendosi inviare le foto delle firme che successivamente sarebbero state scansionate e apposte sugli accordi di rimborso retrodatati. Accordi che hanno consentito agli sportivi di ottenere complessivamente 115.000 euro in relazione ai bienni 2019-2020 e 2020-2021. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'inchiesta, il GIP del Tribunale Aquilano, su richiesta della Procura, ha disposto nei confronti dei due dirigenti sotto accusa il sequestro preventivo di beni equivalenti all'intero importo indebitamente percepito dai tesserati. Fare spesa sotto casa è diventato più difficile, sono sempre più numerosi, infatti i piccoli negozi al dettaglio, anche storici, che a causa della crisi sono costretti ad abbassare la saracinesca. Il grido di allarme arriva da Confcommercio, che chiede alla politica di impegnarsi per dare vita ai distretti del commercio. Sentiamo. Non si arresta la crisi del commercio in Italia. Tra il 2012 e il 2023 sono spariti oltre 110.000 negozi al dettaglio e 24.000 attività di commercio ambulante. Questa la fotografia scattata dall'ufficio studi di Confcommercio nazionale. Non va meglio nella nostra regione. A Pescara, nello specifico, nel medesimo periodo sono state 300 le attività cessate rispetto alle 2.000 attive nel 2012. A livello nazionale sono già diverse le iniziative messe in campo per sostenere i negozi sotto casa. Occorre agire con immediatezza per preservare il cosiddetto commercio di prossimità, promuovendo e finanziando i distretti del commercio anche in Abruzzo. E l'appello lanciato ai candidati alla presidenza della regione Abruzzo da Riccardo Padovano, numero uno di Confcommercio Pescara. Dalla nostra regione Abruzzo dobbiamo da subito mettere in piedi, appena dopo le elezioni regionali, il regolamento, le leggi che consentano alle città come Pescara e come a città capoluogo, ma anche a luoghi dove c'è densità abitativa, di attivare i distretti commerciali. È l'ultima spiaggia per le attività commerciali del territorio. Lo abbiamo dimostrato durante il periodo Covid, i negozi sotto casa hanno dato un grande contributo, sia sotto l'aspetto dell'attività sociale, nonché sui servizi che abbiamo dato ai cittadini. Basta con i centri commerciali, basta con la grande distribuzione, rimettiamoci intorno a un tavolo, studiamo le regole e le leggi per creare i distretti commerciali. E a Chieti stamattina si è tenuta la cerimonia commemorativa di Giovanni Palatucci, questore di Fiume, che salvò la vita a tanti ebrei evitando loro la deportazione durante la Seconda Guerra Mondiale. Andrea Costantini. Anche Chieti, in largo donatori di sangue, stamani ha reso omaggio alla figura di Giovanni Palatucci in una cerimonia commemorativa alla quale erano presenti le massime istituzioni, l'arcivescovo Monsignor Bruno Forte, il prefetto Mario Della Cioppa, il questore Aurelio Montaruli, il sindaco Diego Ferrara. La figura di Palatucci è stata riportata in auge negli ultimi anni perché durante la Seconda Guerra Mondiale, con una serie di azioni, salvò la vita a tanti ebrei, evitando loro la deportazione. Un sacrificio pagato con la vita, perché nel settembre del 1944, quando da 7 mesi era reggente della questura di Fiume, venne arrestato dai tedeschi, portato al campo di concentramento di Dachau, dove è morto nel febbraio del 1945. Giovanni Palatucci è una figura che è emersa soltanto negli ultimi 20-25 anni in particolare, perché prima non si conosceva, insomma, quelle che sono state le sue gesta, non possiamo che definirle così. Quindi, come dicevo prima, ha avuto il coraggio di non voltarsi dall'altra parte, quindi il coraggio di superare e di combattere l'indifferenza che in quel periodo regnava sovrana. Noi auspichiamo che certi periodi così tragici non debbano mai più ripetersi, quindi innanzitutto questo. E quindi, come dicevo, deve essere sicuramente un esempio di rettitudine, di
sprezzo, di sacrificio fino alla morte, insomma. Quindi da questo punto di vista non possiamo che ricordarlo con la massima stima e ogni considerazione. E sempre questa mattina in piazza Martiri delle Foibe a Chieti Scalo si è tenuta la commemorazione in ricordo delle vittime delle Foibe dell'esodo giuliano-dalmata. Il servizio. Si celebra oggi, 10 febbraio, il giorno del ricordo in memoria dei quasi 20.000 italiani torturati, assassinati e gettati nelle foibe, le fenditure carsiche usate come discariche dalle milizie della Jugoslavia di Tito alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Con la legge numero 92 del 2004, il governo italiano ricorda anche l'esodo da quelle terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Tante le iniziative in Abruzzo, così come nel comune di Chieti, che ha voluto rendere omaggio alle vittime. Persone che sono state barbaramente uccise su un concetto di vendetta fondato sul sospetto. Il negazionismo, come ha detto lei, è definitivamente da tempo superato e i morti ovviamente sono tutti uguali. Figura iconica di quelle violenze fu la 23enne Norma Cossetto, una delle prime vittime della persecuzione titina. La giovane studentessa istriana non rinnegò mai la sua italianità e per il valore dell'impegno per la difesa della propria cultura pagò un prezzo altissimo. Questa giovane donna è stata vittima di due follie che purtroppo si perpetuano ancora oggi, nonostante facciamo di tutto come istituzioni per sottolineare il ricordo, non solo la commemorazione istituzionale ma anche proprio fattiva di quegli eventi che non dovrebbero mai più ripetersi. Da Chieti poi un messaggio alle giovani generazioni affinché coltivino la memoria. Le nuove generazioni, mi sento di dire, di informarsi di ciò che è successo e che dobbiamo fare esperienza, che dobbiamo iniziare a esternare tutta la nostra umanità e evitare, chiaramente, adesso sarà una parola così scontata, ma le guerre portano sempre sofferenza, odio e sangue. E sempre oggi nell'anfiteatro dell'Istituto Professionale di Stato IPSIAS di Marzio Michetti di Pescara si è svolto l'evento formativo e di solidarietà Un Sorriso per l'Africa, organizzato da Feder Solidale, il Dipartimento di Solidarietà di Federodontotecnica, insieme con Feder Forma. Sentiamo. Si chiama Un Sorriso per l'Africa, il progetto solidale organizzato da Feder Solidale, il Dipartimento di Solidarietà. Si chiama Un Sorriso per l'Africa, il progetto organizzato da Feder Solidale, il Dipartimento di Solidarietà di Federodontotecnica, insieme con Feder Forma, e presentato al Di Marzio Michetti di Pescara. L'incontro, che ha visto protagonisti relatori di fama nazionale, ha coinvolto anche una rappresentanza di studenti dell'indirizzo odontotecnico dell'Istituto Pescarese. Noi come Federodontotecnica, con il nostro Dipartimento Feder Solidale, siamo impegnati in tanti progetti nelle varie zone del mondo. E oggi ci troviamo qui a Pescara appunto per fare una raccolta fondi per sostenere il progetto Un Sorriso per l'Africa. E stiamo lavorando con un'altra associazione, Smile Mission, per fare una raccolta di attrezzature odontotecniche che ci permette di realizzare un laboratorio odontotecnico nel Burundi. Abbiamo aiutato come dipartimento un nostro collega che ha subito con l'alluvione la perdita del laboratorio e siamo riusciti ad attrezzare un nuovo laboratorio e tante altre iniziative che abbiamo fatto anche nel periodo Covid. È un'associazione che è nata a una giovane età, però per quanto riguarda la solidarietà col nostro dipartimento stiamo facendo molto. Commossa Suor Albina Tinari delle Missionarie Santissimo Cuore di Gesù e Maria, che in Tanzania ha aperto scuole e orfanotrofi. È dal 2000 che è aperta questa missione. Le suore fanno un po' di tutto. Lavora nelle parrocchie, zappano, fanno un po' di tutto. Però la Madre Generale mi ha dato a me questa missione
per aiutare. Infatti abbiamo, grazie a tutti i cuori, i collaboratori, collaboratrici, abbiamo fatto una casa di accoglienza, un dispensario, poi un orfanotrofio bellissimo. Da una foresta abbiamo costruito una chiesa, scuola materna, scuola primaria, ora la scuola secondaria. Adesso lo sport, calcio. Si interrompe bruscamente la serie di 3 vittorie consecutive per un Pescara che ieri sera è stato travolto a Gubbio. La squadra di casa si è imposta per 4-0, ridimensionando i piani di risalita di un Pescara bulico e mai in partita. A fine gara la squadra è stata contestata dai tifosi. Vediamo. Une Pescara in vacanza crolla pesantemente sotto i colpi del Gubbio di Piero Braglia, che si impone nettamente al di là del finale di 4-0. Zeman ripropone in difesa Pierno dal primo minuto, mentre a centrocampo, come previsto, c'è Meazzi con De Marco e D'Agasso. In avanti nessuna novità rispetto al derby, con Capone ancora titolare nel Gubbio che gioca a specchio. In attacco c'è l'ex De Sogus che lascerà il segno. Si parte sotto una leggera pioggia con fasi di studio fino al quarto d'ora, quando Milani dai 25 metri chiama il portiere di casa ad una respinta difficoltosa. Alla 28esimo contatto in area del Pescara, però, fra Plizzari e Spina, con l'attaccante del Gubbio che termina a terra per Caldera di Como. Ci sono gli estremi per il calcio di rigore, con l'ex De Sogus che si incarica della battuta e con Plizzari che compie il miracolo andando a respingere la conclusione dell'ex giocatore del Pescara. Si resta così sullo 0-0 con il Delfino, che si rivede al 32esimo con il tiro al lato di D'Agasso. Match equilibrato come nelle previsioni fino al 39esimo, quando la difesa pescarese si fa cogliere impreparata su un lancio da metà campo per Corsi, che, favorito anche da un rimpallo, si ritrova in area biancazzurra e con un tiro angolato supera Prizzari, regalando così il vantaggio alla sua squadra. Gubbio 1, Pescara 0, e formazione di Zeman costretta a rincorrere a pochi minuti dall'intervallo. Al 43esimo pericolosi rosso-blu con Udo che manda il pallone di pochissimo sopra la traversa. Si fa apprezzare ora il Gubbio, pericoloso anche con Tozzuolo che con il suo colpo di testa fa terminare il pallone di poco sopra la traversa della porta abruzzese. Dopo 2 minuti di recupero finisce il primo tempo con Plizzari e compagni sotto di misura. Nella ripresa spazio fra i biancazzurri a Cangiano e Moruzzi per un evanescente Capone per Milani. Al 7esimo però per il Pescara si fa notte fonda con un malinteso fra i difensori biancazzurri e Plizzari, con De Sogus che ne approfitta e con un delizioso pallonetto realizza la rete del raddoppio, facendosi così perdonare l'errore dal dischetto del primo tempo. Male il Delfino dopo un avvio di gara incoraggiante. Dopo il quarto d'ora la serata da negativa diventa disastrosa, visto che al 16esimo Udo, lasciato indisturbato dalle parti di Plizzari, non sbaglia siglando la rete del 3-0. Gara chiusa anche perché i biancazzurri spariscono dal campo e così Tozzuolo al 21esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, realizza la rete del 4-0. Per il Pescara una figuraccia, mentre Zeman cambia qualche giocatore facendo esordire anche Sasanelli, in un finale di partita che si trascina stancamente fino al 94esimo tra i fischi meritati dei tifosi biancazzurri arrivati in terra umbra. Per il Gubbio si tratta della 7ª vittoria nelle ultime 8 gare. Per il Pescara una serata da incubo. Parliamo adesso dell'altra abruzzese di Serie C. Alle 16.15 il Pineto ospita la Lucchese dopo il cambio dell'allenatore avvenuto in settimana in seguito all'8ª gara senza successi. Oggi dunque esordio per Roberto Beni sulla panchina biancazzurra e con la possibilità di un cambiamento quasi radicale nella scelta del sistema di gioco, perché il tecnico di San Benedetto del Tronto potrebbe passare al 4-3-3 con Volpicelli e Njambe ai lati della prima punta, coppia difensiva formata da De Santis e Ingrosso, con Baggi e Borsoi sugli esterni. Ancora out Amadio a centrocampo, il playmaker sarà Lombardi con Sannipoli e uno tra Manu e Germinario, quest'ultimo è favorito a completare il pacchetto a 3. In casa lucchese Gorgone ritrova Fazzi e Benassi, ma perde Gucer. Con ogni probabilità verrà confermata la difesa a 3 con il tridente d'attacco formato da Rizzo Pinna, Yeboah e Di Santo. Arbitra Simone Gauzolino di Torino. E in eccellenza, domani in programma la 24esima giornata di campionato con il Città di Teramo che riceve al Bonolis l'Ovidiana Sulmona e con il Giulianova che insegue in classifica in trasferta a Capistrello senza tifosi al seguito. Ania Cantagalli.
5 punti a separare Teramo e Giulianova dopo il derby del Fadini. Per rispondere al secondo KO in campionato e ad una prestazione da dimenticare, il Diavolo sarà domani al Bonolis per affrontare un Ovidiana sul Mora in salute che non avrà per squalifica Martin Blanco, ma che è in grande fiducia dopo 3 successi consecutivi. C'è da riscattare la brutta prestazione del Fadini, domani mi aspetto una grossa reazione. Abbiamo capito l'errore, abbiamo capito gli errori che abbiamo fatto al Fadini e adesso da qui alla fine noi dobbiamo più ripetere, perché la nostra forza è vero che abbiamo una squadra molto tecnica, però dal punto di vista atteggiamento noi difficilmente abbiamo sbagliato poche partite, noi da domani da quel punto di vista non dobbiamo sbagliare. Quello è il mio pensiero, è normale che è un attaccante e l'attaccante quando non fa gol mentalmente un po' soffre, poi lui sa di essere un giocatore importante per questa squadra, sa che adesso non sta rendendo dal punto di vista realizzativo, però gli attaccanti sono sempre così, la cosa importante è che l'impegno e soprattutto l'atteggiamento che ci mette durante la settimana. Sinceramente è stata una... Io ogni fine ritiro, prima di venire a voi, passavo in panchina, veniva lui e mi salutava. Lui era sempre presente nelle rifiniture in casa, ci dava sempre l'imbocca al lupo, ci incoraggiava sempre, ci faceva sempre complimenti. Sinceramente è una perdita importante, dispiace tantissimo. Il Giulianova sarà invece a Capistrello senza tifosi. Dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive è arrivato infatti nelle scorse ore il consigliato stop, accolto poi dalla locale prefettura, alla trasferta dei sostenitori giallorossi. Analogo provvedimento arriverà per quelli del Teramo in occasione della trasferta a Venafro di Coppa Italia. Mercoledì è in programma la gara di andata degli ottavi della fase nazionale contro l'Aurora Alto Casertano. Le decisioni sono ovviamente anche conseguenza degli scontri di Via Cupa prima del derby. La prima cosa che gli ho detto martedì nella ripresa è normale che preparare una partita del derby è sempre più semplice. Speriamo che invece che hanno capito l'importanza che ha la partita di domenica, perché sicuramente incontreremo una squadra che è in salute, un campo che... sarà stretto, quindi poche palle giocabili soprattutto negli spazi. Dobbiamo fare una grossa partita e non possiamo sbagliare a livello mentale e proprio di comportamento a queste gare che ci portano magari a sbagliare qualcosina in più e ad avere fretta nelle giocate. In chiusura il volley in A2 maschile, questa sera alle 20:30 anticiperà la Sieco Ortona che ospiterà il Prata, mentre l'Abba Pineto giocherà domani alle 16 a Porto Viro. In A2 femminile la Sirdeco Pescara riceverà l'Olbia domani alle 17 al Palaroma, si ricomincia anche in Bimbi 1 oggi alle 18, l'Altino se la vedrà al Pala Silvestrina con il Santa Teresa di Riva. Domani l'Adriatica Press Teramo incontrerà invece al Palas Capriano alle 17:30 il Fasano. In B2 trasferta per le due abruzzesi, oggi alle 17:30 la Uglia Gas Monte Silvano andrà a Castelmaggiore, domani alle 18 il Gada Project Pescara sarà ospitato dalla Teodora Ravenna. Questa era la nostra ultima notizia, tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale YouTube o sulle nostre pagine social Facebook e Instagram. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.